Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Un poco seriato, un po' di tempo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Mamma mia, mi sono fatto tutto rosso, questa cosa. Vabbè. Si emoziona con poco. Sì. Va Ce bene. l'abbiamo fatta a fare un secondo video, Sì, a distanza forse. di pochi giorni. Mamma mia, Oddio! miracolo! Come state? Tutto bene? Ti ha fatto piacere vedere tutti i messaggi, tutti i commenti, le cose. Li hai letti questi Ho messaggi? anche ringraziato chi ci fa i commenti belli, chi ci fa i commenti brutti. Vabbè, Ci sono alcuni, che fanno ma gli haters ci fanno commenti. crescere in realtà. No, ma veramente ci sta Cioè. solo uno al massimo due che mettono questo non mi piace. Vorrei tanto spiegare una cosa, da un punto di vista SEO, giusto perché sapete, sono molto appassionato di SEO, l'interazione che sia positiva o negativa, positiva o negativa, il naso Sempre. mi è troppo lungo, è sempre positivo Sì. per chi fa un, diciamo, un contenuto sul web. Quindi noi siamo felici anche dei commenti brutti. Quindi vogliamo bene a tutti, no? Vabbè, a parte gli scherzi, sì. State in vacanza, noi no. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi spieghiamo una cosa che a quanto pare risulta essere difficile, tra l'altro, a tante persone, anche tante realtà più o meno come la nostra, ma perché fondamentalmente siamo bravi, siamo bravi. Noi siamo bravi Ok, questo. possiamo aiutarvi. Esatto. Ah, come possiamo aiutarli? Wow, mamma mia. Ecco, come potete notare, non abbiamo più l'età per fare questi video. Allora, vai. Io la domanda. Allora, in pratica noi Guarda possiamo che caldo. aiutarvi. Condizionatore. Possiamo aiutarvi nella ricerca di un lavoro o di un internship. E Za 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 za. qui le cose si fanno serie. Sì, perché la difficoltà per molte persone è appunto, parte il condizionatore e fa un casino di pazzi, devo mettere quiet. La difficoltà per molte persone effettivamente è conseguire un lavoro. E che cosa direste se io vi dicessi che in realtà. Aspettate. Ok. Che cosa direste se io in realtà vi dicessi che grazie a noi. Fondamentalmente potete partire già con un lavoro o addirittura con un internship assicurato? Parli, Giulia, parli! Aspetta, aspetta. Vabbè, ma in che senso assicurato? Nel senso che noi facciamo in modo di formarti, ci mettiamo in contatto con le aziende che stanno cercando il profilo professionale adatto, ti formiamo in modo tale che tu possa sostenere un colloquio preventivo ancora prima di giungere a Londra e se poi segui chiaramente i nostri consigli, tutto quello che ti diciamo di fare e lo farai esattamente come ti diciamo noi, partirai con la garanzia di un lavoro. Sì, vabbè, Giuliana si innanzitutto. preoccupava di essere arrestata per questa affermazione che ho Perché è meglio fatto. chiarire, perché sai, la gente, molte persone spesso fraintendono e quindi meglio chiarire così da evitare inutili attacchi. Vabbè, comunque, detto Ma questo, vogliamoci bene. qual è però la prerogativa essenziale? Qual è lo step fondamentale affinché poi loro possano effettivamente fare un internship oppure conseguire eventualmente un lavoro? Noi l'abbiamo già accennato comunque nel video precedente. Magari ve lo andate a vedere, ve lo Sì, metto qua da qualche parte. l'abbiamo comunque già accennato. Come sapete, al momento per poter lavorare in Inghilterra c'è bisogno di un visto necessariamente, un po' come funziona anche in Australia, no? Yes. E al momento quindi c'è bisogno di un visto. La soluzione, la strada più semplice è quella di ottenere il visto studenti. L'unico modo per ottenerlo, diciamo, facilmente è quello di fare un corso in inglese, giusto? Sì, e questo già l'abbiamo detto anche nel Esatto, precedente video. però è fondamentale collegarlo poi alla questione dell'internship perché loro dovranno necessariamente seguire il corso in inglese per ottenere il visto studenti e grazie a questo potranno poi svolgere contestualmente un internship ovviamente retribuito o eventualmente svolgere un'attività lavorativa Sì, a tutti è gli chiaro. effetti. Una cosa da chiarire. Le aziende che tendono ad assumere sia per quanto riguarda un internship che per quanto riguarda un'attività professionale vera e propria, prendono maggiormente in considerazione
ovviamente quei profili professionali che dimostrano di voler chiaramente apprendere sempre di più la lingua. Quindi anche da un punto di vista prettamente valutativo, ragazzi, voi vi dovete rendere molto più allettanti nei confronti di un ipotetico datore di lavoro, in ragione per cui se seguite un corso di inglese sarà un qualcosa, a parte un qualcosa ormai di obbligatorio, ma anche da un punto di vista umano, perché fondamentalmente chi sta dietro a un'azienda sono delle persone, e renderà chiaramente il vostro profilo professionale molto più allettante. Sì, assolutamente. Quali sono i profili professionali che per esempio possiamo aiutare? E mo state dicendo la ristorazione, no. State dicendo cameriere, no, quello, tutto, quello sì. È ovvio. Però non solo, anzi possiamo aiutare anche figure diciamo maggiormente, come dire, più altamente qualificate. Sì, esatto. Quindi, per esempio, commercialisti, laureati in economia e commercio, non solo laureati, anche esempio, avvocati, designer. Sì, sì, ultimamente, ecco, sì. Per dirne una, stiamo aiutando una ragazza siciliana che fa la designer, la web designer. Esatto. Quindi non conta poi necessariamente essere laureato o meno, ma avere magari una professionalità tale che ti consenta di accedere al mercato del lavoro che non sia magari prettamente quello della ristorazione o come cameriere. Sì, ciò non toglie che comunque possiamo aiutare anche in quel campo, certo. Però è più difficile che ci siano degli internship, certo. Come cameriere. No, infatti, chiaramente in quel caso sono direttamente lavori. O anche, ad esempio, laureati in giurisprudenza. Di tutto. Magari dove non riusciamo ancora, sì. Ma diamo tempo al tempo, noi riusciamo attualmente ad aiutare da un punto di vista professionale, di internship eccetera eccetera, le figure professionali del settore sanitario. Questo perché insomma è complicato, non voglio tediarvi, però ci stiamo lavorando. Però credetemi, a fronte diciamo di tutte le difficoltà dovute alla Brexit e al coronavirus, sentire dire a due individui qua e qua che effettivamente non solo si può partire ma addirittura si può avere un lavoro, e magari l'avessi avuta io questa possibilità all'epoca, cioè incredibile, all'epoca non ci stava né la Brexit né la pandemia, però cioè, io non sapevo l'inglese, non sapevo un sacco di cose. Quindi vediamo al dunque, diciamo, come funziona più o meno l'intero processo qualora poi volessero ovviamente affidarsi a noi. Giuliana, cioè, dice vabbè, facciamo subito, cerchiamo di... No, nel senso spieghiamo un po' come funziona eventualmente il processo. Molti sanno che ti seguono da tanti anni, che noi è da tantissimo che aiutiamo i ragazzi nel trasferimento a Londra, ricercando alloggio, offrendo comunque una vasta gamma di servizi, quindi traduzione, curriculum, assistenza per i colloqui. Aspetta, facciamo una parentesi sulla traduzione del curriculum, sì. Cioè non è proprio solo ed esclusivamente traduzione, perché molte persone ci contattano e non hanno in realtà il curriculum. Sì. Quindi non sanno effettivamente da dove incominciare, quindi sì, è vero, noi offriamo la possibilità di traduzione di curriculum e cover letter, la lettera di presentazione che è obbligatoria nel Regno Unito e tra l'altro anche in Italia è consigliabile farla. Ma mi piacciono i miei pantaloni. Vabbè, è un figo di quelli che stanno attaccati a quei suoi fichi. Ma addirittura aiutiamo nella redazione, quindi partendo proprio da zero del curriculum e della cover letter, cioè quindi partendo in pratica dall'italiano per poi giungere all'inglese, insomma. Sì. Stavamo dicendo, quindi in pratica come funziona? Voi ovviamente ci contattate, noi analizziamo la vostra richiesta, cerchiamo di trovare il tipo di servizio più adatto alle vostre esigenze, e lo step principale è cercare di concordare insieme un periodo orientativo nel quale partire sulla base comunque dei corsi di inglese che hanno ovviamente una data ben precisa. Quindi per esempio, non so, voi ci contattate e dite ok, voglio partire ad ottobre, noi controlliamo un po' le disponibilità riguardo il corso di inglese e sulla base poi di queste cerchiamo di procedere in relazione all'internship e all'alloggio, perché comunque noi offriamo ancora di più un'assistenza completa sotto questo aspetto. Sì, sì, assolutamente. Paradossalmente la pandemia e la Brexit in realtà ha distrutto alcune realtà molto precarie e ha rafforzato altre. Noi sinceramente, ovviamente con le dovute difficoltà, ma generali di tutto il mondo,
però ne siamo usciti paradossalmente più solidi, molto più solidi. Questo è un momento veramente florido, si può dire, per quanto riguarda il lavoro in Inghilterra, perché in questo momento c'è un'altissima richiesta di personale, però l'unico tassello poi è ovviamente ottenere il visto, perché viceversa non si può in alcun modo. Tra l'altro, ovviamente, chi si affiderà a noi e chiaramente prenderà l'alloggio, il corso di inglese, eccetera, eccetera, noi ci occuperemo anche della richiesta del visto, che è essenziale. Considerate che, infatti, per richiedere comunque il visto è necessario avere un indirizzo, quindi il vostro indirizzo, quello che sarà il vostro indirizzo di residenza, ossia dell'alloggio che poi sceglierete in base alle nostre proposte e alle vostre esigenze, sarà appunto l'indirizzo necessario al fine di ottenere poi il visto da parte del governo. Quindi queste due cose devono poi necessariamente andare di pari passo. Cioè, quindi in pratica tutto deve andare di pari passo. Corso in inglese, alloggio, richiesta visto. Esatto, richiesta internship o eventuale lavoro. Successivamente a tutto questo, in contemporanea, chiaramente parte poi la traduzione del curriculum, cover letter, la consulenza che facciamo, che comprende tantissimi servizi, eccetera, eccetera, e poi colloquio. Pensavo fosse un pelo gigante. No, sono i tuoi capelli, Giuliana. E poi farete addirittura un colloquio conoscitivo, non solo per la questione dell'internship, ma anche per capire il vostro livello di inglese. Sì, questa è una cosa. E non lo farete solo con noi, No, 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 è una cosa importantissima. In pratica, per poter cominciare il corso c'è bisogno di capire qual è il vostro livello linguistico in inglese, quindi per esempio A2, B1, B2 e così via. E proprio per questo, ancora prima di decidere voi eventualmente se affidarvi o non affidarvi, possiamo fare tranquillamente una videochiamata su Zoom, un meeting in pratica tra noi, la nostra scuola convenzionata e voi, chiaramente. In questo modo voi non solo vedrete anche la scuola, perché è giusto comunque che possiate avere un'idea di come è fatta, delle persone che ci sono dietro, e durante questa fase farete anche uno speaking test in pratica, ossia parlerete in pratica con niente di estremamente difficile. Vi saranno fatte delle domande in inglese per capire effettivamente qual è il vostro livello di inglese, quindi quanto riuscite a rispondere, quanto riuscite a comprendere della domanda, così da capire il vostro livello. Durante quell'occasione potrete anche fare tutte le domande del caso e relative ai corsi d'inglese, oppure... Io mi immagino se l'avessi fatto io questo test la prima volta che sono arrivato a Londra, avrei solo sentito un... Comunque sia, per valutare appunto il vostro livello, quindi durante questa fase voi potrete farci tutte le domande, ci conosciamo meglio, conoscerete meglio anche alcuni degli insegnanti, che sono tutti British, quindi veramente... No, è fatto proprio bene. E quindi poi, in base a quello che dirà l'insegnante, quindi non lo diremo noi, sarete, diciamo, inseriti in un determinato corso, almeno teoricamente sarete inseriti in questo corso, che poi sta a voi decidere se procedere o meno poi con la prenotazione e così via. E tra l'altro questi corsi sono fatti proprio bene, perché al massimo ci sono 5 persone per ogni aula. 8, è stato aumentato ad 8. Ah, vabbè. Sì, Boris Johnson. Ok. Ha dato il via libera a tutto, quindi... Ok, ma questo, Giuliana è quella più esperta su queste cose. Quanti italiani ci possono essere per ogni... Un italiano per ogni classe. Questo è fatto proprio per far sì che voi non possiate confrontarvi con altri italiani, ossia possiate parlare il più possibile in inglese e non nella vostra lingua madre, chiaramente, per apprendere quanto più facilmente possibile, più velocemente possibile l'inglese e per mettere anche subito in pratica quello che imparerete durante il corso. Sì, e non solo questo, tra l'altro la scuola organizza uscite, escursioni, e questo consentirà chiaramente a tutti voi di instaurare rapporti di amicizia, d'amore, non si sa mai, dipende da quanto mi fai il bravo, sei un uomo sposato. stessa cosa per quanto riguarda gli alloggi. Anche negli alloggi ci sono comunque persone di tutte le nazionalità, proprio per far sì che voi possiate comunque confrontarvi anche con altre realtà. Sì, però adesso, cioè, che abbiamo fatto sto pippone esagerato, abbiamo parlato in pratica di un minuto
della questione degli internship e del lavoro e poi tantissimo della scuola. E il punto è che noi ci siamo gasati molto di più, soprattutto in questi giorni. Senza il corso devono capire che non possono accedere ad un eventuale lavoro. Però vogliamo concretamente far capire, certo, per esempio quando parliamo di internship, sì, che cosa c'è? Prima di tutto la differenza tra l'internship, che sarebbe lo stage per intenderci, inglese, e il tirocinio lo stage italiano. Cioè, sinonimo di tirocinio italiano è faccio le fotocopie tutto il tempo, non guadagno un centesimo e non imparo una cippalippa. In Inghilterra è totalmente diverso, perché tutti gli internship sono in funzione di un'ipotetica, sì, di un'ipotetica assunzione. Sì. Pertanto non solo verrete pagati, e anche bene, e adesso col telefonino alla mano vi diremo qualche tipo di stipendio previsto, ma vi insegneranno concretamente a fare cose. Giustamente ci saranno persone, mi immagino una persona laureata in giurisprudenza, me ne viene una tra le tante, così giusto, chiaramente saprà fare tante cose da un punto di vista giuridico, ma magari avrà bisogno di affinare le proprie competenze nel settore giuridico rapportato a un contesto internazionale, sì, rapportato ad un contesto britannico che è totalmente diverso. E così per qualsiasi altra professione, insomma, non si nasce imparata, ragazzi, non si finisce mai di imparare. Comunque, con telefonino alla mano, vogliamo vedere qualcosa, tipo qualche internship? Vai, prendilo. Allora, vediamo un pochino. Tra l'altro questi sono dati che potete anche voi controllare tranquillamente, ovunque voi vogliate, non ci so andare. E il telefonino di Giuliana. Avevo sbagliato sito. Non so, ci sono diventato vecchio. Che non ci vedo. Brondi che fa? Two mostly. Ah, ci sono riuscito. Ok, facciamo un esempio. Allora, persone competenti in informatica, 20.000 sterline l'anno. Leggi anche tu, perché sennò qua non ci credono. Marketing internship. Ecco, 25.000 sterline l'anno. Persona laureata in lingue, 22.000 sterline l'anno. Graduate Commercial Internship Global Leading Nutrition Brands. Persone che sono laureate in nutrizione o in chimica, 22.000 sterline l'anno. IT Project Management Graduate Internship. Quindi persone... Stai dicendo? Che hai detto? Unicredit, la banca sotto? Vabbè, sì. Stavamo dicendo questi qui, insomma, in informatica, bla 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 bla. 21.160 sterline l'anno. Non è che sto dicendo bugie, eh? Non so se si legge. Vabbè, fidatevi nel caso. Oppure ecco, in banca, alla Barclays, Unicredit, che non sapevo nemmeno ci fosse a Londra, ad Unicredit. Non lo so. Ah, poi i laureati in economia e commercio, dalle 23.000 alle 25.000 sterline l'anno. Ancora, cioè non sto inventando nulla. Quindi assolutamente sono sicuramente degli internship vantaggiosi da un punto di vista economico, che vi consentiranno innanzitutto di imparare delle cose sicuramente. Ma di guadagnare soprattutto ai fini poi anche di un'assunzione poi permanente. Cioè, quindi possiamo dirlo una volta e per tutte, in tutta, capito, franchezza, mi sono scocciato proprio di questa cosa, che uno mai lo dico, non lo dico, troppe responsabilità. Vabbè, nel senso, chiaramente noi vi possiamo aiutare in questo, potrete partire già avendo fatto anche dei colloqui online e tutto il resto. È chiaro, poi non è che dovete essere dei mammalucchi, dei baccalà, è chiaro, cioè, che l'azienda vuole assumere comunque delle persone smart di... sì, ho mangiato le preselle piene d'aglio e mi è scappato, però non si è visto, cioè non ho fatto si è sentito. Mamma mia, che puzza. Senti, Freshenglin, qualche giorno fa l'ho chiamato Luigi, ma sapete che mi ha fatto fare ieri? Questa è pazza. Non ve lo diciamo. Vi faccio solo un gesto. Dico solo che è un artista, mio marito. Cioè, proprio io mi sono sentito un po' come una 50 special. Così. Con l'avviamento, quello là, il motorino avviamento. Vai!
Esatto. E mi sono trovato improvvisamente con un microfono in mano. E ho detto tutto. Vabbè, comunque, niente. Speriamo, cioè, che avrete domande. Sì, comunque, volete lavorare? Se volete lavorare, noi siamo qui, possiamo aiutarvi. Il sito ci sta, tra l'altro andate sul sito, perché andate, molte persone... Sì, sì, vabbè, ma non è per qualcosa, è perché... Oh, Living on the Way, il portale di Living on the Way, questa è una canzone che ha fatto un follower. Living on the Way. Living on the Way. Nocciolino 24. In Inghilterra. Ci pare quanto sono scemo. Vabbè, questo ragazzo fece questo remix bellissimo. Ma... ce l'ho ancora conservato. E aveva pigliato tutti gli spezzoni del video. Aveva fatto sta cosa bellissima. Comunque, che stavo dicendo? Ok. La vecchiaia. No. Non mi ricordo. Che spesso era intelligente. Comunque, questo stavo dicendo, questi capelli, stavo dicendo, molte persone seguono magari questi video, altri invece seguono il sito. Seguite entrambi, anche perché, cioè, non è che posso parlare di tutte le cose che sono presenti sul sito, cioè sul sito stanno, centinaia. Meglio sono quelli scritti da me. Va bene, ok. Vero? Sì, ci sono veramente tantissimi articoli di approfondimento, altri magari un po' più così di curiosità. Vi consiglio di andarli a leggere. Poi, se volete chiaramente contattarci, in pratica contattate lei, basta che compilate il form di contatto che trovate sotto qualsiasi articolo sul blog di Living on the Way, o sulla voce contattaci. Poi potete farmi qualsiasi domanda, io sono così brava e gentile. Sì, è vero, è sempre brava e gentile, disponibile. Infatti ho un sacco di recensioni che parlano di me. Sì, infatti, cioè in pratica si sono dimenticati proprio di me. Sì. Ah, boh, non... Vabbè, tu stai dietro, io sono. Sì, tanto io mi occupo per quanto riguarda Living on the Way, sono molto marginale oramai, anche perché ho passato tutta la baracca in mano a Giuliana, però mi occupo più di indicizzazione, ottimizzazione, search engine optimization, ma lo faccio per passione da tanti anni, quindi cioè dire che è un lavoro non lo è affatto, anche perché mi occupo di tutt'altro adesso nella vita, però chiaramente è mia moglie, wow, come fa strano dire mia moglie, è mia moglie, pertanto cioè, tutto quello che le riguarda necessariamente anche me, come succede nelle migliori famiglie. E nulla, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, sì. Scriveteci nei commenti. Commentateci, se avete commenti buoni o brutti, è uguale. No, vabbè, no, sinceramente, allora, tu sei più una persona tendente alla censura o meno? Io sono una persona tendente al patentino per usare social. Anche io. Mamma mia. Cioè ci vorrebbe un patentino per consentire alle persone di poter utilizzare i social, sì, in una maniera più idonea. Sì. Anche perché, cioè, la cosa basilare, per esempio, scrivere tutto in maiuscolo. Cioè, significa... In maiuscolo è stai fatto urlando. Per mettere in evidenza qualcosa. Stai urlando. Vabbè, stai urlando. Insomma, vabbè, poi magari ci facciamo un video ad hoc sulla cosa. Anche perché... penso che parleremo un po' di tante cose e tutto. Anzi, se avete qualche richiesta. Di che tipo? Richiesta di cosa possiamo parlare. Sì. Noi rispondiamo. Sì, anche perché, cioè, sinceramente, vogliamo un poco sbagliare con la testa. Niente, ci vediamo. Fateci sapere. Salute figli maci, un bacione, è stato un piacere pazzo. E alla prossima. Ciao. 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 Ciao.